mondo di oggi, la complessità, gli scenari che cambiano con grande velocità, i perimetri che non sono quelli più tradizionali, quindi il proprio business che cambia e si trasforma, fa sì che tutti noi manager dobbiamo cercare veramente di pensare oltre quello che abbiamo sempre fatto e quindi di portare avanti dei processi di trasformazione. Questo dentro un'azienda da manager vuol dire essere creativi, vuol dire cercare di connettere i puntini, cercare di pensare oltre l'esistente e essendo ognuno di noi un manager ma non necessariamente il detentore di tutte le idee, è necessario ascoltare, collaborare. In Microsoft diciamo non vogliamo una cultura di know it all, le so tutte io, ma di learn it all, le imparo tutte. La creatività, come l'ho descritta prima, di fatto è attiva e crea un processo di trasformazione di change management, per cui il freno alla creatività è anche tutto quello che normalmente frena la trasformazione. La cosa che frena principalmente la creatività è l'abbiamo fatto sempre in questo modo, è un grande classico, o ci ho già provato e non ha funzionato. Questa, diciamo, incapacità di guardare ai problemi con occhi diversi, prendersi dei rischi, accettare il fallimento come un'esperienza per cambiare, è probabilmente uno dei maggiori ostacoli alla creatività. Io sono una curiosa, avida di letture, avida di esperienze, mi piace parlare con le persone, ascoltare tutti a tutti i livelli dell'organizzazione, assorbo e poi compongo il mio puzzle. Io credo che sia importante guardare al proprio percorso proprio avendoli davanti questi ostacoli, cercando di capirli con una strategia per aggirarli. Poi per il resto grande determinazione, grande capacità di nuovo vedere il futuro e soprattutto per le ragazze è molto importante la fiducia in se stesse. Non sempre questa è una caratteristica femminile, la fiducia in se stessi. Le donne a volte tendono più ad essere perfezioniste, a non essere mai contente. Il mio suggerimento è: quando siete 80% pronte per fare una cosa, è il momento di buttarsi. Non aspettate di essere al 100% pronte e al 100% perfette. 80 va benissimo, provate, rischiate, andate, il mondo è vostro. Alle donne più senior, invece, la mia richiesta, il mio suggerimento è: voi dovete veramente spendervi come role model per dare degli esempi positivi alle altre ragazze, ma anche facendo scendere l'ascensore per portar su più ragazze. La riflessione che faccio è se riesco effettivamente ad avere impatto positivo sull'azienda, sui dipendenti e sull'ecosistema esterno e contemporaneamente ad essere felice e piena di energia quando mi alzo la mattina. La risposta è sì. E a me piace, e credo chiunque faccia il manager, la responsabilità di avere un impatto positivo, quindi non è solo il tuo successo, ma è successo tramite gli altri, è successo per gli altri. E questo senso di responsabilità e di valore un po' più per la collettività, che sia dell'azienda o che sia anche dell'ecosistema più ampio attorno all'azienda, è quello che dà energia e finché c'è questo ingrediente ho passione e voglia di fare quello che faccio.